Ancora un incidente mortale in Romea. Nel tardo pomeriggio di ieri, qualche minuto prima delle 18, un anziano in bicicletta ha perso la vita nell'incrocio tra Cavanella e Via Lungoadige. Non è nota la dinamica, da alcune testimonianze riportate, di seconda mano, l'uomo proveniva con una bicicletta elettrica o da Via Lungoadige oppure veniva dalla stessa Romea e a un certo punto ha svoltato per dirigersi verso Cavanella, ma stava provenendo un furgoncino dalla direzione da Volto di Rosolina e che non ha potuto evitare l'impatto. L'uomo è caduto, c'è stato l'intervento dei sanitari che sono accorsi velocemente da Chioggia, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Come da prassi per le rivelazioni che sono state eseguite dalla polizia locale e per arrivare all'autorizzazione della magistratura per rimuovere il corpo, si sono formate subito delle lunghissime code e la Romea è stata parzialmente riaperta al traffico attorno alle ore 20.